Salve, buon sabato a tutti, ben ritrovati con la nuova edizione della TG Blu. In apertura torniamo a parlare di sfratti, famiglie sfrattate, si cercano nuove soluzioni al comune di Foggia dopo la protesta delle famiglie e degli studenti che hanno rifiutato la soluzione, le scuole come soluzione abitativa. Lo ricordiamo, la scuola Altamura e la San Filippo Neri, ieri le proteste delle famiglie, comune al lavoro per trovare soluzioni alternative che sarebbero in arrivo, alcune famiglie sarebbero già state alloggiate, mentre lunedì si attende l'arrivo dell'assessore all'urbanistica Curcuruto. Archiviata sembra definitivamente l'ipotesi scuole, tra l'altro infattibile sin dall'inizio, la vertenza abitative per le famiglie sfrattate mercoledì scorso dal Salice Nuovo pare in via di risoluzione, così almeno a sentire l'assessore ai lavori pubblici del comune di Foggia, Antonio Bove, che si sta occupando personalmente della sistemazione di 15 nuclei. Sarebbero questi gli aventi diritto ad un alloggio popolare, cifra ballerina che solo qualche giorno fa però si attestava sulle 7 unità ed oggi lievitata a 15, rendendo oltremodo arduo il lavoro di Palazzo di Città. Le proteste di famiglie e studenti delle scuole Altamura e San Filippo Neri hanno convinto l'amministrazione a praticare un'altra via e il percorso individuato in queste ore sarebbe così ripartito. Tre famiglie sarebbero già state alloggiate, due nello stabile della guardiania e nell'ufficio giardino della villa comunale, l'altra nella struttura di guardiania del campo da baseball. Si tratta di famiglie con minori disabili, fa sapere l'assessore Bove. Per le restanti 12 si starebbe sondando la possibilità di utilizzare le sedi di alcune associazioni culturali che si trovano al Candelaro presso le cosiddette piastre, spostando queste ultime nell'ala in disuso della scuola Altamura, la stessa individuata in un primo momento quale soluzione abitativa. Questo quanto filtra da Palazzo di Città, dove il lavoro è frenetico anche perché i costi lievitano, le 12 famiglie continuano a dormire nei vari alberghi messi a disposizione dall'amministrazione, l'Holiday, la Villa de Gourmet, l'Hotel Venezia, un ripiego va da sé onerosissimo per le casse cittadine. Che gli sfratti sarebbero giunti era situazione nota da oltre un anno. Lunedì sarà a Foggia l'assessore all'urbanistica Anna Maria Curcuruto per un convegno sulla rigenerazione urbana. In quella sede potrebbero arrivare risposte sul piano di housing sociale da anni al palo e probabilmente in via di risoluzione. E mentre la città si dibatte tra emergenza abitativa e l'ultima, l'emergenza racket, l'ultima rispetto ai fatti recenti, ma ormai endemica sul territorio, o in un'azienda comunale, in AM Service, si consumerebbero delle promozioni di personale, la denuncia del Partito Democratico che è salito sulle barricate. Mentre la città si dibatte tra emergenza racket ed emergenza abitativa, nelle aziende comunali andrebbero in scena le promozioni del personale. Accadrebbe all'interno di AM Service, società partecipata di Amgas, che ieri avrebbe riunito il CDA guidato da Daniele Mobilia per discutere proprio questo punto all'ordine del giorno: la promozione di alcune unità di personale, 14 su 42, a sentire il Partito Democratico salito sulle barricate, che parla di colpo di mano per saldare debiti elettorali dell'amministrazione Landella. Noi non riusciamo a capire come una società che ha un precario equilibrio finanziario riesca nel giro di qualche giorno a garantire tutta una serie di promozioni ai propri dipendenti, tra l'altro con dubbie procedure meritocratiche. Sappiamo che c'è molto malessere fra i dipendenti. Pochi promossi e molti bocciati. Noi viviamo in questo particolare momento uno stato emergenziale in città per tutti gli eventi che stanno accadendo, però c'è chi, anziché governare i processi di sviluppo di un'azienda che potrebbe andare a prendere nuove commesse, si chiude al suo interno e invece distribuisce dei beni che secondo noi forse neanche esistono. Quindi abbiamo delle perplessità proprio sulla sostenibilità finanziaria di questa operazione. Ieri tuttavia nulla di fatto, il CDA non avrebbe trovato l'intesa coi sindacati, l'operazione costerebbe 80.000 euro, cifra che né AM Service né la società madre Amgas potrebbero permettersi, considerato lo stato di sofferenza dell'azienda di Mio Manfredi. Per quanto ci riguarda, siamo sicuramente per la valorizzazione delle risorse umane in questa società. Però prima di fare questo c'è la necessità di recuperare altre commesse e garantire gli equilibri di bilancio. E sull'emergenza racket, emergenza criminalità, proposte concrete promettono i 5 Stelle.
Emergenza criminalità. Il Movimento 5 Stelle a Foggia si mobilita mettendo in campo nuove strategie. La consigliera regionale Rosa Barone mette da parte annunci e fiaccolate e parla di proposte concrete. Noi stiamo cercando di lavorare dal punto di vista concreto, cercando di dare, diciamo che siamo in un lavoro questo a livello sia parlamentare che, come dire, un po' più alto anche della regione, quindi a breve avrete notizia di quello che sarà il nostro lavoro, quello che proveremo a fare. Obiettivo del Movimento 5 Stelle. Portare a Foggia la sede staccata della Corte d'Appello di Bari e soprattutto la DIA. Noi allora abbiamo da sempre, io l'ho detto che da sempre, che sarebbe la più grande vittoria per me o per chi o per il Movimento Foggiano, poter avere Foggiano della Capitanata, poter avere finalmente la Corte d'Appello, la sezione staccata della Corte d'Appello di Bari. Chiaramente noi stiamo lavorando in questa direzione, assolutamente, con i nostri parlamentari e i nostri senatori. Ci spostiamo a Manfredonia, questa mattina giornata importante, ancora in corso, vediamo di cosa si tratta. Manfredonia non è solo la città delle emergenze ambientali ed occupazionali, la Porta del Gargano oggi si apre verso nuovi orizzonti, quelli del turismo culturale. Il recupero e l'apertura al pubblico degli ipogei Cappadelli a Siponto sono la testimonianza più eloquente di come Manfredonia vuole cambiare volto e scrivere una nuova pagina di storia. Angelo Riccardi, sindaco di Manfredonia. Sicuramente quella di oggi va segnata come una delle giornate più importanti della storia della nostra città, perché si valorizzano beni culturali che erano decenni che erano in uno stato di abbandono e che vengono resi fruibili con un lavoro straordinario realizzato in questi mesi, in questo ultimo anno, programmato e realizzato, così come abbiamo sempre saputo fare, con grande determinazione e con grande passione. Valore aggiunto per rilanciare il turismo a Manfredonia? Assolutamente sì, valore aggiunto, va messo in rete, in sistema. L'agenzia non può essere più quella che abbiamo conosciuto, bisogna diciamo, mettere in atto azioni concrete perché la città possa ritornare a una vocazione che è quella più consona, che è quella della cultura, del turismo, del paesaggio. Nell'ambito del progetto POIN, attrattori culturali, naturali e turismo, sono state riaperte al pubblico anche le fabbriche del convento di San Francesco, destinato ad ospitare l'archivio storico di Manfredonia, il preludio al completamento dell'abbazia di San Leonardo e del santuario di Santa Maria di Siponto. Manfredonia è il nuovo polo culturale dunque della Puglia, così il sovrintendente ai beni archeologici La Rocca. Dottor Luigi La Rocca, sovrintendente ai beni archeologici della Regione Puglia. Questa parte di Puglia, il Gargano, Manfredonia, apre alla cultura con l'inaugurazione di tre importanti gioielli architettonici. Sì, sono tre straordinari interventi a conclusione di una stagione importante di finanziamenti europei che hanno avuto come polo attrattore principale Manfredonia, che è già ricco di emergenze archeologiche e architettoniche, e quindi si restituiscono alla fruizione pubblica e anche dei tanti turisti che affollano queste zone in estate gli ipogei Cappadelli, il fossato del castello, in uno naturalmente con il castello stesso che sta per tornare alla luce con il suo museo a breve, anche lui completamente rinnovato, e le fabbriche di San Giovanni, che è un altro importantissimo complesso architettonico e monumentale della città. Tutto questo in attesa del rispolvero dell'abbazia di San Leonardo e della basilica di Santa Maria di Siponto. Sì, appunto facevo accenno al castello perché sono gli altri tre interventi, quelli seguiti direttamente dalla sovrintendenza e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che sono appunto il nuovo allestimento del Museo di Manfredonia, che si configura non più come Museo del Gargano ma come Museo di una parte importante della Daunia, e del rinnovamento del Parco Archeologico di Santa Maria di Siponto con un restauro straordinario, ma è una sorpresa che comunicheremo alla stampa successivamente, della Basilica Paleocristiana, e con il completo recupero a fini espositivi, oltre che di visita del monumento stesso, del complesso di San Leonardo di Siponto. Interventi veramente straordinari che faranno di Manfredonia un polo culturale fondamentale non solo della Puglia, ma credo di una buona porzione dell'Italia meridionale.
Ed ora parliamo del marchio IGP della cipolla bianca di Margherita di Savoia. Il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Foggia ha presentato il nuovo marchio. Da oggi la cipolla bianca di Margherita di Savoia, quinta IGP di Puglia, sarà riconoscibile attraverso un logo che la ritrae su uno sfondo in cui appaiono spiaggia, mare e sole del Tacco d'Italia. Ufficialmente iscritta nel Registro Europeo delle Denominazioni d'Origine, DOP, e delle Indicazioni Geografiche, IGP, tutelate dall'Unione Europea contro imitazioni e falsi, la cipolla bianca, prodotto d'eccellenza della Valle d'Ofanto, coltivata tra le campagne di Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia, ha un suo marchio. Il successo è stato raggiunto grazie al lavoro messo in campo dalla Cattedra di Orticoltura e Floricoltura dell'UNIFG. Una forma tipica perfetta e una colorazione bianco perlacea uniforme, la cipolla bianca possiede caratteristiche uniche riassumibili nella particolare succulenza e dolcezza, bassa pungenza, buon contenuto di vitamina C e basso contenuto di nitrati. L'ottenimento del marchio IGP viene salutato con entusiasmo dal professor Agostino Sevi, direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Ateneo Dauno. Festeggiamo questa sera questo importante successo raggiunto da un prodotto pugliese, un prodotto come dire di confine in quanto copre un territorio che è a cavallo tra la nostra provincia e la provincia Bat, ma è un prodotto soprattutto pugliese. E siamo contenti perché questo significa dare anche nuovo respiro alla nostra economia agricola che ha sempre sofferto e ancora un po' soffre del fatto che talvolta i nostri pregevolissimi e pregiatissimi prodotti agricoli vengono venduti sui mercati senza un'indicazione precisa, senza una collocazione di riferimento geografica precisa. E quindi questo è un bel successo e mi auguro che sia seguito da tanti altri analoghi successi. Parliamo ora di turismo, perché ci sarebbero delle valutazioni molto molto importanti che arrivano dalla SISTUR. Una conferenza incentrata sullo sviluppo del turismo. L'Università di Foggia con il Dipartimento di Economia ha organizzato nella giornata di oggi e di ieri la settima conferenza annuale della Società Italiana di Scienze del Turismo, SISTUR. Si è discusso sull'avanzamento delle ricerche nel settore turistico, di come la crisi economica l'abbia colpita, come implementare gli afflussi di visitatori nei periodi di destagionalizzazione e le nuove frontiere di attrazione territoriale. Hanno preso parte alle iniziative il professore Pasquale Pazienza dell'Università di Foggia e il presidente SISTUR Nicola Boccella. Noi siamo un territorio che si è sempre venduto come territorio caratterizzato da una forte stagionalità in virtù della profilatura estivo balneare della nostra vacanza, cioè del pacchetto vacanza che vendiamo, e molto poco si è fatto invece per strutturare un prodotto che possa, come dire, essere polivalente, offerto al mercato in maniera diversa e quindi puntando attraverso ciò alla destagionalizzazione. Per fare ciò, chiaramente, uno dei temi principali è la logistica. Se il nostro territorio è difficilmente accessibile sia da chi viene dall'estero, ma anche per noi altri, no? Consideriamo la rete viaria, la rete stradale che caratterizza il nostro territorio, che è molto lunga in termini di quantità, non consideriamo molto spesso alcuni tratti nella loro qualità e diciamo in effetti risultiamo un territorio poco accessibile. Gargano soffre sicuramente di un problema di stagionalità dei flussi turistici. Per cercare di risolvere questo problema è fuor di dubbio che bisogna cercare di valorizzare il più possibile l'insieme del patrimonio culturale dell'area, patrimonio culturale inteso in senso lato, e valorizzare in modo particolare quelle che sono le capacità, diciamo così, imprenditoriali, ma anche dell'artigianato dell'area e metterle in sinergia con quella che è la domanda dei flussi turistici, per ora prevalentemente localizzati e con un periodo ben definito. Il turismo è un fenomeno complesso, è fatto di un bene finale, risultato di altri beni finali che lo compongono. Il bene finale è il mercato turistico, ma dietro vi è la ricettività, i trasporti, i musei, gli eventi che vengono organizzati. Ognuno di questi elementi deve diciamo così, avere sintonia piena con gli altri per poter concorrere al successo del prodotto finale. Il regista Giovanni Veronesi oggi a Foggia per lezioni di cinema.
A Lezioni di Cinema, l'appuntamento organizzato dal Foggia Film Festival ospita Giovanni Veronesi, presidente di giuria dell'edizione 2015 del Festival, un incontro che ha coinvolto i ragazzi del liceo scientifico Volta, attenti e partecipativi alla lezione, forse descritte più come lezioni di vita che di cinema. Infatti il regista ha evidenziato la sua personale carriera, ma con sarcasmo e ironia, spronando i ragazzi a combattere per i propri sogni e ad avvicinarsi al mondo della cultura e dell'arte senza alcun timore. La cosa che mi piace più di tutti quando vengo nei licei, quando vado nei licei, è cercare di riconoscere i ragazzi, parlare il loro linguaggio e farli divertire per fargli capire che l'arte è forse la cosa più importante che ti porta più lontano da una società che non ti dà quasi niente, specialmente in Italia, i ragazzi sono tagliati fuori quasi da tutto, per cui l'arte è veramente una soluzione. Le nuove generazioni, questi ragazzi di 14 anni, 15 anni, crescano e capiscano che nella vita non bisogna rincorrere uno stipendio, ma bisogna rincorrere i propri sogni, i propri pensieri, i propri ideali. Insomma, gli stipendi poi alla fine arrivano e se sono più o meno grandi, la vita non è più o meno bella. Questo è bene che lo capiscano fin da subito, se vivono in famiglie o con una cultura invece proiettata soltanto sul denaro, che conta solo lo stipendio a fine mese, gli insegnano a dire quelle frasi obsolete, vecchissime, non arrivo a fine mese, a un ragazzo di 14 anni, ma che gliene importa? Il ragazzo di 14 anni vuol fare lo scrittore, è un angelo, bisogna trattarli da angeli, non bisogna trattarli da uomini, adulti, li si vuol far crescere troppo in fretta. C'era un ministro che diceva: con la cultura non si mangia, con il cinema si può mangiare. No, io gli risposi anche su un giornale, gli risposi dicendo: può darsi che con la cultura non si mangi, io mi accorgo che voi con la politica mangiate troppo. Come hai ritrovato Foggia? Beh, bene, c'è un vento oggi incredibile, proprio. Sembra di essere nel Salento dal vento che c'è. No, ma ci vengo volentieri a Foggia perché c'è fermento, mi sembra una città, al contrario di quello che sento dire, viva, e quindi i ragazzi mi piacciono, poi insomma ci vengo da anni e quindi ci tornerò. Il Foggia a Catania per il riscatto. Catania-Foggia, il big match questa sera ore 20:30 della 12ª giornata in Lega Pro Girone C. Per la storia di trascorsi delle due società, ma anche per la statura tecnica delle squadre che stasera cercheranno di superarsi a vicenda per prendere punti necessari ad alimentare le loro attuali classifiche e continuare a rincorrere con dati e numeri più oggettivi di quelli attuali, in particolare per gli etnei, il salto di categoria. Il fattore campo assegna quasi di diritto i favori del pronostico alla squadra di Giuseppe Pancaro, che nel suo Massimino ha guadagnato 11 dei 19 punti conquistati. Il Foggia ha però tutte le armi per far male a domicilio agli isolani, che nelle ultime tre giornate, attenzione, hanno sofferto abbastanza, a patto che non si commettano errori marchiani, come è accaduto di recente. Qualche dubbio, informazione per Roberto De Zerbi: out Floriano infortunato, acciaccati lo Iacono e Gigliotti, che alla fine dovrebbero farcela. Rientrano Costinone e Di Chiara. Probabile 11, Narciso in porta, Angelo, lo Iacono, Gigliotti, pronto eventualmente De Giosa e Di Chiara, o Agostinone in difesa, Coletti, Agnelli e Gerbo a centrocampo, Sarno, Iemmello e Masa in attacco. Le altre partite della giornata: Casertana, Lupa Castelli, Catanzaro Messina, Cosenza Monopoli, Ischia Benevento, Juve Stabia Fidelisandria, Martina Acragas, Matera Lecce e Melfi Paganese. Ed ora vediamo che cosa prevede il meteo. Lo staff di ilmeteo.it vi augura di trascorrere un buon weekend. Previsioni per sabato 21 novembre. Arriva Attila, la sciabolata artica che porterà un diffuso maltempo sull'Italia. Ecco il dettaglio realizzato da ilmeteo.it. Al nord in arrivo piogge e temporali anche molto forti e con nubi fragili su Triveneto, Emilia-Romagna, Lombardia meridionale, schiarite invece sul resto delle regioni, in nottata ancora piogge diffuse al nord-est.
Al centro maltempo su Toscana, Lazio, Umbria con piogge intense e temporali localmente forti. Peggiora sulle Marche con l'arrivo dei temporali, piogge anche sulla Sardegna centro-occidentale. Spostiamoci al sud, peggiora con temporali e piogge diffuse in Campania, in nottata anche su Calabria Ionica, possibili nubifragi sulla Campania, più sole invece altrove. I venti saranno fortissimi di burrasca e tempestosi sul Mar Ligure e Alto Adriatico, Mar Tirreno molto forti sul resto dei bacini. La neve cadrà sulle Alpi sopra i 1000 metri, ma in calo fino a 300-500 metri, sarà copiosa in Appennino centrale sopra i 1300 metri, in calo fino a 600-700 metri. Temperature minime in lenta diminuzione con valori compresi tra 5 e 17 gradi su tutte le nostre regioni. Di giorno prevediamo 10-17 gradi al nord e al centro e fino a 20-22 gradi al sud. Il meteo.it vi ringrazia per averci seguito. Arrivederci. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci.